Vabbè, no, scherziamo. Allora, la prima cosa che vi devo dire, a parte il nostro caloroso benvenuto, è quella che molti di voi, credo, abbiano ricevuto questa cartolina. In questa cartolina c'è un'iniziativa spiegata, c'è un'iniziativa che portiamo avanti anche noi di Zelig, insieme ad ACRA, che è questa onlus importante che sta realizzando in Tanzania, nel distretto di Njombe, un acquedotto molto importante in una zona in cui l'acqua non c'è. Quindi voi stasera, pagando il biglietto, avete dato a noi la possibilità di dare per ogni biglietto un euro a questa iniziativa. Lo facciamo a tutte le sere di registrazione. Molti di voi sono ospiti, omaggi, eccetera, già dovreste sentirvi il debito, e quindi quelli che sono qui senza aver pagato il biglietto, per cortesia, versare, grazie. E questo lo potete fare... Lo potete fare in diversi modi. C'è un sito... Io non ci vedo, per cui devo fare così. C'è un sito che si chiama www.acra.it, potete fare una donazione online, potete usare un conto corrente postale, ma c'è scritto sulla cartolina. L'altra cosa che potete fare, prima di spegnere il cellulare, che farete assolutamente tra pochissimo, se non l'avete già fatto, sì, l'avete già fatto, sì, sì. E il numero, l'SMS a cui potete mandare per contribuire è 48583, potete farlo adesso. Dovete farlo adesso. Stiamo aspettando. Beh, insomma, potete farlo, davvero importante. La seconda cosa, e quindi insomma io farei anche un applauso ad ACRA perché se lo meritano, facciamo un gran lavoro. Al teatro di Arcimboldi facciamo Zelig e parliamo inutilmente, anche stiamo lì a dire delle cose inutili per mezz'ora, a volte la gente ride, a volte no, anche a casa parliamo, la fidanzata a volte si diverte, a volte ti lascia, veniamo qui al teatro di Arcimboldi, parliamo e alla fine dici perché parliamo? Non lo sappiamo perché parliamo, però a volte perché fa ridere, ecco. Però alla fine, dopo aver parlato 2-3 ore, magari, perché poi invece facciamo 4-5 minuti, o a casa con le fidanzate o con gli amici, veniamo qui, abbiamo siti, e vorremmo trovare qualcosa da bere. Siccome noi non siamo più come gli artisti di una volta che cedevano con gli alcolici, siamo diventate persone ligie così, e allora cerchiamo l'acqua, e a volte non la troviamo subito, poi andiamo dietro magari in bagno, nei bagni ce ne sono delle casse grosse e le beviamo anche tutte, che poi stiamo male e a volte anche parecchio, cioè perché ci riempiamo d'acqua come degli otri, delle botti. E, però siamo fortunati perché qui c'è al Teatro di Arcimboldi, c'è anche a casa mia, a Brugherio, qui vicino a Milano, e però ci sono posti dove invece non si trova, per esempio in Africa, per esempio in Tanzania, e per questo noi collaboriamo con ACRA, che si occupa proprio di portare l'acqua a chi ne ha bisogno e a chi non ne ha. E noi facendo questo lavoro e parlando molto, anche inutilmente magari come me in questo momento, sappiamo invece che l'acqua è necessaria. Perciò collaboriamo con ACRA per portare l'acqua là dove ce n'è più bisogno. Bisogno, in Tanzania. Ciao. Signore, guarda che l'acqua è importante, perché con l'acqua tu puoi mangiare, ci fai da mangiare, devi lavare, e ti puoi fare lavare per terra, puoi lavare panni, con l'acqua ti fa tutto, signore. Se non c'è, tu immagini una casa senza l'acqua, signore, come fa? Non può fare niente, signore. Allora io dico sempre, non spreca l'acqua, picchi, se dopo l'acqua la spreca la lascia aperta, dopo va per terra, si lava la casa, signore. E se arriva pure la presa della corrente, si svampa, signore. Ciao, non sprecare l'acqua, Ciao a tutti, Giuseppe Giacobassi,
romagnolo nonché vinificatore per hobby. Il vino è buono ed è importante e fa bene, ma l'acqua è indispensabile ed è quello che ci salverà tutti. Questa ventata di ottimismo. Allora perché non aiutare gente che si impegna allo spasimo per dar da bere ai scettati? Acra, sottoscrivi, aiuta, informati, guarda e bevi dell'acqua e non tanta, lasciane un po' anche agli altri, che c'è bisogno. Ciao Aglio! Allora, siamo nel 2008, abbiamo quasi finito, no? Siamo quasi nel 2009. Molta gente magari non ci crederà, però quello che sto per dirvi è assolutamente e purtroppo vero. Sapete che ci sono molte popolazioni nel sud del mondo, in Africa, in Sud America, in Asia, che nel 2008, ripeto, quasi 2009, non hanno l'acqua. Allora, diamoci da fare veramente tutti affinché si possa risolvere questo problema che, ahimè, è grottesco. Abbiamo il vino, teniamoci il vino e diamo l'acqua a queste persone che ne hanno veramente tanto bisogno. Ciao, Bruschetta. Un saluto dai palazzi, Botti e Razzi, e eccoci qua per sostenere una grande iniziativa di solidarietà in favore dell'acra, che non ha nulla a che vedere con l'acrilico 100%, ma è una società che sostiene appunto e aiuta per la fornitura di acque nei paesi dove ne hanno bisogno, come il Sud America, così. Anche lì ci sono delle zone periferiche, tipo i palazzi, dove hanno bisogno di questa materia prima. Oh, acrilici, ci avete le sigarette? E quindi niente, a fare le penne davanti all'H20 e l'H20 muta. Ciao, un saluto, mi raccomando, sostenete l'acra. Milagros, non è sprecare l'acqua. Aiutaci a portare l'acqua a chi non ce l'ha. Bene, allora l'ultima notizia della giornata è che qui dove siamo c'è appena stato un allagamento e questa non è una cosa buona, però sta di fatto che dove c'è l'acqua può capitare che ci sia un allagamento, ma non in tutti i paesi c'è l'acqua, questo non è giusto e bisogna fare qualcosa. Allora lo slogan di questa giornata sarà: l'acra lo fa per noi e allora noi siamo con l'acra. Ciao Fernando, ciao, da dove chiami? Dalla Tanzania. No, c'è l'acqua, ma siete numeri uno voi dell'acqua, fratelli, avete portato l'acqua anche in Tanzania. Ma grandi, oh, ma siete numeri, sono troppo contento di avervi dato i soldi. Oh, anche se non riesco a pagare l'Hollywood, cosa mi frega, l'importante è che in Tanzania c'hanno l'acqua, fratelli. Spaccate voi, siete numeri uno, oh. Dovete fare beneficenza perché l'acqua in Africa ci vuole. E siamo noi, e siamo noi, e siamo noi, e siamo noi, perché l'acqua siamo noi, e siamo noi, e siamo noi, perché l'acqua siamo noi, e siamo noi, e siamo noi. Vi stimo, l'acqua, siete numeri uno, grandi, vi stimo. Che ride. Buonasera, sono la dottoressa Fullin, l'archeologa che si occupa della lingua tuscolana. Purtroppo il termine acqua non esiste in tuscolano perché non c'è la Q. Ma malgrado questo, noi tutti dobbiamo impegnarci per aiutare Acra. Anche questo non esiste in tuscolano, che però è un'associazione che si occupa di portare acqua in dei paesi africani che purtroppo hanno questo problema. E in particolare in Tanzania. Altra parola che non esiste in tuscolano, però dobbiamo aiutarli insieme. Ciao, un bacione. Amici, sostenete Acra, un progetto veramente prezioso. Si sta parlando di acqua e quando si parla di acqua in quelle zone in Africa non è la stessa cosa di farsi la doccia e il bagno a casa nostra, insomma, è una cosa completamente diversa.
Molta gente ha bisogno di voi, del vostro contributo, anche del nostro, di noi artisti. E quindi vi invito tutti quanti a passarvi una mano sulla coscienza. Anche, basta, anche con un piccolo contributo, basta veramente poco per poter aiutare queste popolazioni. E ve lo assicuro, l'ho visto con i miei occhi. Ciao. Allora, il mondo è tondo. Il mondo presenta delle piante che hanno sete. Sul mondo ci sono anche delle persone di vari colori che hanno sete. E ci sono delle regioni fortunate, tipo la nostra, dove si può bere tanta acqua e ci si può anche lavare la macchina. Invece su, giù, anzi, vicino all'Africa, di acqua ce n'è veramente poca. E allora ci sono delle persone che stanno da noi, che stanno pensando a quelle di giù e stanno organizzando tubature, pozzi, soldi, idee per l'acqua. Quindi l'acqua è una cosa importante. Acra si chiamano. Acra 2O. Quindi l'acqua è importante. Non solo per i girini, ma per gli uomini. Quindi cerchiamo di fare qualcosa per loro e loro faranno qualcosa per gli altri loro che ci sono. Spesso muoiono perché l'acqua infetta, perché ci sono dei problemi. Quindi io penso che sia buono, cosa buona e giusta aiutare Acra. Allo sviluppo in Tanzania, leggevo parabole in Tanzania e ho detto, che sete, c'è un po' di acqua? Yes, mi hanno detto quelli di Accra, la stiamo portando, manca solo un po' di amore. Aiutiamoli allora anche noi. Fofa, extra fofa, aiutiamoli anche noi. Allora, aiutiamoli anche noi, yes. E allora aiutiamoli anche noi, anche tu, anche io, everybody, all together now, we can. Diventate anche voi i numeri uni della solidarietà. Non state lì con le mani in mano. Aiutate anche voi Accra a portare l'acqua in Tanzania. 42.000 persone hanno bisogno d'acqua, dategli una mano con l'acqua. Noi, voi, Accra, i numeri uni. Questo è semplice, no? Per noi è semplicissimo, perché in realtà io bevo acqua. Invece in altri posti non è così, per cui sosteniamo Accra e il suo progetto, per esempio, di portare in Tanzania un acquedotto di 80 km, di riuscire a costruirlo, perché ci sono persone che questo non lo riescono a fare. E alle volte per noi è difficile pensarci, eppure è così. Accra, mi raccomando, perché tutti possono avere dell'acqua potabile. Grazie. Non è che io parlo per sentito dire. Ci sono stato in Tanzania, proprio nel cuore di questo paese, siamo in Njombe, e ho visto proprio quello che l'Acra, i ragazzi, hanno fatto, che hanno fatto tutto un tubodotto, una specie di bagaglio dell'acqua, per, allora, io vivo per cosare di questa gente che non c'ha, non ha neanche l'acqua, non è che, allora, volevo invitarvi col cuore di sostenere i progetti dell'Acra che per quanto riguarda nel suo insieme delle cose. Benissimo, abbiamo scoperto delle tracce inconfondibili, cioè del liquido in colore, in sapore, in odore. Ma è acqua? Questi l'hanno abbandonata qua, questi sono degli assassini, non fate come loro, non sprecate l'acqua, anzi sostenete Acra che sta costruendo un acquedotto di 80 km in Tanzania, dateci una mano che serve. Benissimo. Davvero. Stamattina sono andato al supermercato, ho preso una cassa da 6 bottiglie d'acqua, non vi dico la fatica che ho fatto per portarla a casa, ma penso possiate capire. Bene, pensate che Acra fa la stessa cosa, porta acqua in Tanzania per 42.000 abitanti in 14 diversi villaggi, per cui ha bisogno anche del vostro aiuto. Come potete aiutare Acra per preservare un bene prezioso come l'acqua? È semplice, non dovete nemmeno uscire di casa. Potete stare attenti solamente a quando la consumate, ad esempio per lavarvi i denti o lavare i piatti o in tutti i gesti di vita quotidiana. E poi se volete dare anche un contributo, naturalmente non ci offendiamo. Aiutate Acra a portare acqua. A chi non ce l'ha? Ma devo partire io, aiutate. Potremmo partire.
mezzo del cammin di nostra vita. Torta di mele? Torta di mele dunque, mele, farina, uova, zucchero e un bicchiere d'acqua. Pizza, pizza, lievito, sì. Farina, acqua e condimento a piacere. Vuoi tutti tipo origano, pomodori? Sì. E per la tinta invece, se vuoi che non sia troppo scura, tinta capelli? Scura, certo. Beh, colori, pigmento, acqua se non la vuoi troppo scura, certo. Così schiarisci un po'. Tisana? Beh, tisana tipo se la vuoi fare al finocchio, se no alle erbe e tanta acqua, ovviamente. Tanta acqua. Però pensa che in Tanzania non possono neanche bere l'acqua. Lo so. E anche un bicchiere d'acqua. Lo so, purtroppo. Ma per questo c'è Acra. Aiutiamo. So bene che importanza ha l'acqua per tutti, quindi appoggiate Acra, mi raccomando, perché il progetto è veramente importante. E poi ricordatevi quello che mi dicevano a me i francesi quando gli chiedevo un bicchiere d'acqua. Un peu d'eau? Oh!